A Torino la ebbe per pochi mesi, nei giorni d'Italia 61, e poi fu smantellata. Ed oggi che le funivie urbane tornano di moda, sul web è nata un'iniziativa per ripristinarla. In tutte le cartoline di Italia 61 c'era Lovovia, cabine a due posti, dipinte di colori vivacissimi. Viaggiavano a 10 metri da terra. Tra il Parco Europa di Cavoretto si gettavano al Valentino per quasi un chilometro con un balzo di 120 metri che attraversava il Po. Io sogno d'esserti vicino. Elio Campeotto, che oggi vive a Caselle, manovrava la gru, l'unica che poteva passare per la strettoia di Cavoretto e trasportare i motori, le ruote, i cavi, gli accessori dell'ovovia. Ma il peso superava la portata della gru, che fu trascinata a valle. La corda cominciò a slittare, io mi sono infilato, e c'ero io sopra la gru, io mi sono infilato giù, sopra i gladioli, ma per me se ne ho fatto uno sfacelo. Ma i gladioli rispuntarono e l'ovovia fu visitata da giornalisti arrivati da tutto il mondo. Era la grande novità di Italia 61. Il viaggio costava 100 lire. L'ovovia funzionò per 6 mesi quasi senza passeggeri. Non si è mai capito perché, perché portava su a Cavoretto, era una bellissima, cioè una modesta percentuale di visitatori fuiva dell'ovovia. C'era delle code enormi perché aveva una portata limitata per allora, no? Poi la coda enorme, all'interno di là c'era 50 persone, prima che partito da più di mezz'ora. Abbiamo il pullman, non costava quasi niente, andassi io sul Parco Europa e vedevo lo stesso Parco Europa. Ed ecco ciò che resta dell'ovovia di Italia 61 qui alla stazione di arrivo nel cuore del Parco Europa a Cavoretto. Ciò che non ha fatto il tempo hanno fatto i vandali, vedete, lo stesso vale per la stazione di partenza nel cuore del Parco del Valentino, divenuta nel corso del tempo anche un bar. L'ovovia fu smantellata, si disse che disturbava anche il silenzio e la preghiera di un vicino convento di suore e le cabine mandate in pensione in Trentino. La grandine e la tromba d'aria che si sono abbattute ieri sera sul Canavese nel nord dell'Astigiano hanno cancellato